qua ce fregano pure questo, veramente. Perché la notizia, che proviene direttamente da One Football, ragazzi, che in realtà cita una fonte spagnola, ve la metto qui a fianco, e se volete scaricare l'app la trovate come al solito in descrizione, già sapete tutto, veramente cita una notizia veramente interessante. Il Real Madrid starebbe preparando una maxi offerta per Mauro Icardi, e la Juventus ovviamente sarebbe fra le squadre interessate ad Icardi, che rischierebbero di essere beffata per l'interesse inerentemente a questo ragazzo. So che molti di voi nei commenti diranno: Matt, ma a noi Icardi non piace, vogliamo Haaland. Però vi annuncio che Haaland, almeno tutta la prossima stagione, se la passerà a Borussia Dortmund. Ha una clausola esercitabile che gli permetterà di andare via, quindi una clausola più che esercitabile e pagabile, che gli permetterà di essere acquistato, e quindi mi auguro dalla Juve. La Juve però ha bisogno di un numero 9, di un numero 9 d'area di rigore, di uno che sappia segnare tanti gol, e Icardi è il profilo che piace di più alla dirigenza. Ma con un'offerta del genere, come quella che avete appena letto del Real Madrid, rischiamo veramente di ritrovarci a mani vuote, no? Un pochino come i bambini che vanno lì per prendere la fetta di torta, aprono e trovano magari lo stufato di verdure. Non ci sta letteralmente niente, non si mangia, non si fa nulla, perché Real Madrid vorrebbe mettere sul piatto per il Paris Saint-Germain due giocatori molto importanti, cioè Jovic, che ha deluso in maglia blanca, e addirittura, secondo sempre queste fonti spagnole, Modric. Ora, ve lo dico sinceramente, io non credo che il Real vada a dare Modric al Paris Saint-Germain per Icardi. Te lo dico a te che guarda, ve lo devo dire, perché non è che vi posso dire, raga, è tutto vero. No, secondo me Modric non si muove, almeno per ora, dal Real Madrid. Ma all'affare Jovic credo, e come? Noi sappiamo che Icardi è uno di quelli che comunque quest'anno ha segnato tanto, sicuramente il Paris Saint-Germain gli piace, ma se gli fa una chiamata la Juve e il Real, Icardi prende, lascia il Paris Saint-Germain e va via, perché Juve e Real oggi hanno una dimensione che è molto superiore a quella del Paris Saint-Germain. Dobbiamo parlare anche di un'altra cosa: hai la possibilità di vincere di più. È inutile, raga, che diciamo tutto quello che volete. Il Paris Saint-Germain è bello, si guadagna tanto, stai in squadra con tanti campioni, ma la Juve e il Real hai tutto un altro fascino. Cioè, la Juventus e il Real Madrid sono squadre che hanno fatto la storia del calcio. Sono squadre che esistono da anni e anni, hanno avuto i più grandi campioni, lottano tutti gli anni per tutte le competizioni. Paris Saint-Germain a malapena supera gli ottavi di Champions, su, diciamo la verità. Quindi è una situazione particolare. Vi dico la verità. Ve lo dico con tutta l'onestà possibile e immaginabile. E a me piace Icardi come giocatore, ma non perché mi piaccia tecnicamente, perché io penso che lui debba affinarsi tecnicamente. Non è tecnico come i centravanti che siamo abituati ad avere, però è uno che te la mette sempre dentro, che fa sempre gol, ragazzi. Icardi è stato capace di segnare 30 gol in campionato, e gli assist man erano Perisic e Candreva. Immaginate cosa potrebbe fare da noi se giochi con Dybala, Ronaldo, per dire, a supporto di Icardi. Cioè, stiamo parlando di potenzialmente di un attacco da minimo 70-80 gol a stagione. Cioè, è quello, no? Voi volevate l'attacco che segna tanto, volevate il centravanti. Io vi dico che Icardi è la reincarnazione di Inzaghi, ok? Inzaghi è uno di quelli che passava tutta la partita a pascolare, poi arrivava un pallone buono in area di rigore, era gol. Il Milan ci ha vinto 3-4 Champions, voglio dire, se non sbaglio, con Inzaghi, proprio per questa caratteristica, perché aveva la possibilità di fare gol sempre. Ragazzi, in ogni modo, anche con il culo, ragazzi, Inzaghi te la gettava dentro. Icardi anche col sedere te la getta dentro. Quindi è un attaccante che vi può stare anche antipatico, potete mettere scuse dicendo Matt, ma quello se porta Vandanara dietro rovina la società, ma secondo voi una società come la Juve, gestita da persone competenti, comunque persone di polso, se fanno rovinare lo spogliatoio da Vandanara, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma non siamo l'Inter, non siamo il Paris Saint-Germain, siamo una squadra che ha un po' di regole, le ha messe sempre a tutti, abbiamo domato cavalli e persone ben più forti comunque di Icardi. Basti pensare che ci abbiamo avuto Montero, Davids e ve ne dico pure un altro, Camoranesi, che se li metti tutti e tre in una stanza con Icardi, dei tempi d'oro Icardi esce senza mutande, voglio dire, perché se fregano pure quelle. Cioè, abbiamo combattuto, abbiamo parlato con gente molto più tosta, ci stiamo a far mettere paura dei Icardi, ma veramente stiamo facendo. È la punta giusta per quello che vuole fare la Juventus, ammesso che
giustamente la Juve lo riesca a prendere, perché anche la Juve potrebbe avere delle contropartite tecniche interessanti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Voglio sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Icardi da Juve sì o no? Il Real Madrid lo prende sì o no? Vorreste Icardi alla Juve sì o no? Come va a finire la situazione relativa al Real Madrid? Cioè danno Jovic o Modric? Danno Jovic, danno solo Modric, dirimi voi. Ma soprattutto l'ultima domanda, che oserei dire fondamentale, fondamentale e fondamentale per la situazione. Secondo voi Vandanara verrà allo stadio a duellare con Georgina Rodriguez? Fatemi sapere i commenti, perché quella è una cosa che mi interessa molto, perché mi dovrò mettere in prima fila, dovrò osservare candidamente le varie situazioni per permettere di capire quale tra le due si potrà preferire come ruolo ufficiale di Wags della Juventus. Fatemi sapere.